Oggi parliamo con il sindaco di Francofonte, architetto Daniele Lentini, sulla situazione del Covid-19. Ecco, sindaco, i cittadini si domandano, ma la situazione è sotto controllo a Francofonte? La situazione purtroppo non si presenta in maniera positiva come lo è stata alla prima tornata di lockdown. Disgraziatamente noi oggi, credo, pochi minuti fa ho appreso la notizia di un terzo decesso per Covid, purtroppo sempre nella stessa famiglia, che il destino si sta accanendo contro queste persone, bravissime persone, famiglie che io conosco personalmente. Rivolgo a loro le mie condoglianze a nome della cittadinanza. Nonostante i casi di positività sembrano apparentemente diminuiti, perché stamattina l'ASP ci ha comunicato che i casi di positività sono 32, però essendoci il sabato e la domenica in mezzo, molte segnalazioni io personalmente le ho ricevute, quindi credo che aumenteranno i casi. Nel frattempo gli ex positivi sono stati rimessi, diciamo, siamo stati dimessi e quindi sono liberi di poter andare a fare le proprie cose. I casi sono 32, però la virulenza purtroppo la devastazione del virus a Francofonte sta facendo i suoi effetti. Ecco, sindaco, vista la gravità della situazione che si registra a Francofonte, lei ha emesso anche delle ordinanze per la chiusura delle scuole, della villa comunale e del mercato settimanale. Ha richiesto anche al presidente della regione che Francofonte venga dichiarata zona rossa. Sono qua stasera perché stiamo facendo una PEC all'assessorato alla sanità e al presidente della regione per chiedere che Francofonte venga dichiarata zona rossa. La zona rossa, diciamo, non è per il numero dei, la chiediamo non per il numero dei positivi, ma per la virulenza, la devastazione che questo virus sta portando da noi. Ripeto, abbiamo avuto i decessi, ci sono delle persone che stanno veramente male, sono ricoverate nelle terapie intensive e quindi temo per la salute dei miei concittadini. Ecco, zona rossa significa anche controllo della situazione e controllo anche, dei contagi. Zona rossa significa ridurre le attività che non sono necessarie e soprattutto i movimenti che non sono necessari e dare più potere ai sindaci di poter controllare la situazione. Perché veda, il mio paese, io sono convinto che chiudendo meglio il mio paese, ritornando ad avere un unico accesso e praticamente controllando le temperature di chi entra e di chi esce, io sono convinto che possiamo, diciamo, per il momento almeno portare la situazione a zero, rilassarci un po' e facendo scomparire quelle che sono i contagi, il propagarsi dei contagi che in questo momento è micidiale. La velocità con il quale si propagano i contagi è una cosa incontrollabile, non ci riusciamo.